tempo fa era stata avviata un'indagine dalla Guardia di Finanza e poi proseguita nelle aule di tribunale a carico delle società che avevano in gestione l'appalto per il castello Carlo V. Queste società sono le società Teutra e Oasimed, nei confronti delle quali era stata rivolta un'accusa piuttosto pesante, e cioè quella di essersi appropriata indebitamente di somme di spettanza del comune. Questo perché queste società gestivano un appalto che prevedeva che parte degli incassi del castello dovessero essere riversati nelle casse del comune. Allora, secondo il disegno che era stato intravisto dalla procura, queste società avrebbero occultato una parte degli incassi, così omettendo di riversare in favore del comune la quota prevista in contratto. Oggi c'è stata l'ultima udienza davanti al GIP Maritati, che all'esito della requisitoria di tutti gli avvocati difensori, insieme a me vi erano l'avvocato Amilcare Tana e l'avvocato Ivana Quarta a difesa degli imputati, ha emesso il dispositivo di assoluzione piena perché il fatto non sussiste. Quindi è stata fatta giustizia dell'operato delle associazioni che si sono dedicate in maniera veramente encomiabile per cercare di valorizzare il Castello Carlo V, ed è stata riconosciuta la piena legittimità del loro operato, soprattutto a fronte di un'accusa così grave come quella di aver sottratto delle somme di spettanza pubblica. La cosa più triste è che nel frattempo queste società che tanto si sono dedicate al castello si sono poi ovviamente disamorate di questa attività, e quindi hanno chiuso con la gestione del castello alla fine di quest'anno, rinunciando a una proroga che era stata prospettata nella gestione del castello. Per cui oggi il castello risulta gestito dagli operai della Lupi temporaneamente fino al 31 gennaio, e da quello che mi risulta, a partire dal 1 febbraio non vi è un gestore per il castello, che rischia quindi di rimanere chiuso.